Buongiorno e ben ritrovati al consueto appuntamento con le news da Asti e provincia. Nella giornata di ieri è avvenuto un incidente in Piazza del Paglio. Due le auto coinvolte, un cappottamento, e successivamente sono intervenute la Polizia Municipale, due ambulanze e i Vigili del Fuoco. Lavori per garantire l'avvio dell'anno scolastico in sicurezza, mense e sospensione delle lezioni causa referendum. Sono solo alcune delle questioni affrontate nei giorni scorsi in municipio in occasione della riunione cui hanno preso parte l'amministrazione comunale e i dirigenti scolastici di elementari e medie della città di Asti. Gli argomenti trattati, spiega l'assessore dell'istruzione Elisa Pietragalla, sono stati numerosi, ovviamente legati all'emergenza sanitaria in corso, dal funzionamento delle mense scolastiche agli arredi, dagli interventi di edilizia leggera alla questione referendum. E proprio quest'ultima è destinata a far discutere, dato che per diverse scuole è previsto uno stop alle lezioni a pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico, che a causa dell'emergenza Covid-19 è in ritardo rispetto agli altri anni e arriva dopo che i ragazzi non vanno a scuola da diversi mesi. È lenta ma costante la crescita dei contagi Covid-19 in provincia di Asti. È arrivato nella giornata di ieri il bollettino della Regione Piemonte. Per quanto riguarda la nostra provincia, ha registrato due nuovi contagi in più di ieri, che erano due in più di domenica. Fra sabato e domenica erano stati invece tre i nuovi casi. Insomma, conti fatti, da sabato oggi ci sono 7 positivi in più. Non grandi numeri, considerata una popolazione provinciale di oltre 200.000 persone, ma segno di una ripresa dei contagi, visto che abbiamo potuto contare su settimane, quelle di giugno e inizio luglio, senza alcun contagio per molti giorni. Invariato invece il numero dei decessi. E con questa notizia è tutto, un saluto e un ringraziamento da parte della nuova provincia, Asti e il suo giornale.